C'è ancora qualche posto, eh? Thank you.
Thank you.
È sempre il mestiere più bello del mondo. Mi vedessi, gli studenti chiamano tutti i giorni perché la nuova prof non la reggo. Ci pare che si insegna con la forza, ancora è giovane. Basta, basta, gusto de verde. La spremuta te la faccio? Magari, grazie. E pure una di quelle cannette che ti fai tu. Che dici che ne no? Ti piace? Pure mi piace, mi piace, mi piace. Ma ci vada Roberto. Non lo so. Ma come non lo so? Ma ha fatto finta che questa cosa dell'America era improvvisa e invece lo sapeva da un sacco. È un poco vigliacco, ma non vuol dire disamorato. Magari mi sono disamorata io. Non essere assoluta. Non ho ancora relativa, però. Prendi quella busta sotto la Gisborne. Grazie tanto, ma mi aspetto qualcosina di meglio. Decise così di dare ascolto al consiglio di sua madre e una mattina molto presto andò a cercare di iscriversi alle graduatorie del provveditorato agli studi. Dal numero 1 al numero 210 dovrebbero entrare oggi forse tutti gli altri, ovvero dal numero 211 al 420 domani, che venerdì. Insomma, così che Marta finì in quel quartiere di una Roma ancora a lei sconosciuta, verso quella che ancora non sapeva sarebbe stata la sua nuova casa e la sua nuova vita.